Intanto buongiorno a tutti, io ringrazio Gianni Mauri, la Fiera Lombardia, Pietro Pastorini per l'invito, anche per la gentilezza di aver anticipato il mio intervento, visto che si è accavallato un altro impegno in queste giornate, oggi e domani, dove sarò impegnato a San Donato Milanese per un'iniziativa della FIDAL, che è un tema di discussione, un tema che ha dato molte discussioni all'interno del mondo della marcia. Io oggi vorrei proprio presentare quello che è stato il processo che ha portato a 2 anni quasi sostanzialmente di incontri, discussioni, approfondimenti su quello che è stato, a volte lo vedremo dopo, anche interpretato in una direzione unica, ossia 50 km sì, 50 km no. In effetti il tema non era quello e non è quello, il tema è il futuro della marcia, il tema è il futuro a livello soprattutto olimpico e dei grandi eventi della nostra specialità. Io ho voluto iniziare con una frase di Gandhi che credo sintetizzi un pochettino quello che è il concetto, ossia il passato come momento che riguarda tutti noi, che ci lega alla storia, alla tradizione in qualsiasi campo, in qualsiasi attività, il presente che è ciò che viviamo quotidianamente, ma che è indubbiamente caratterizzato anche da confrontarci con quello che è il mutare dei tempi, della società, della situazione che ci circonda, e il futuro che è qualcosa che invece ci impone di pensare a quello che lasceremo alle future generazioni, a quello che è l'impegno, io direi quasi un obbligo di incominciare ad avere visione, a immaginare il futuro, a poter permettere alle generazioni che verranno di non perdere le medesime opportunità che abbiamo avuto noi, magari in forma diversa, magari adattate a quelle che sono le esigenze del mondo che cambia, ma sicuramente con un'ottica che è quella di mantenere l'identità, la continuità di quello che è il nostro, che è stato appunto il nostro passato, il nostro presente, e che dobbiamo vederlo come il nostro futuro. Intanto la raccomandazione per il consiglio della IAF. Beh, come prima cosa va sottolineata una cosa, che la raccomandazione del Race Walking Committee al consiglio della IAF non ha riguardato, come dicevo, unicamente le distanze di gara, ma si è basata su una richiesta, di una proposta che guardasse il futuro della marcia a livello internazionale. Dopo vedremo poi dopo quello che è stato tutto l'iter dal 2016 ad oggi che ha portato a questa raccomandazione, che è appunto un processo legato a quello che è una proposta che il Race Walking Committee fa nei confronti del Consiglio della IAF, che è l'organo decisionale della Federazione Internazionale, e si è basato su quattro punti nella sua stesura finale. I quattro punti sono tanto la definizione della equità di genere nell'ambito della marcia a livello olimpico e a livello mondiale, il sostegno da parte, la richiesta del sostegno da parte del Consiglio della IAF di avere a disposizione per la marcia 4 eventi, 2 maschili e 2 femminili, sia per i giochi olimpici che per i campionati del mondo. Naturalmente a ricaduta saranno i campionati di Ara, saranno le varie altre manifestazioni internazionali. La proposta quindi di un nuovo programma anche di gare, con delle proposte sulle distanze per dopo Tokyo, quindi in funzione del 2024 e avanti, secondo quelle che sono state le indicazioni ricevute per il lavoro da svolgere, e l'introduzione del sistema della tecnologia per il controllo della perdita di contatto nella marcia. Il Consiglio della IAF, che si è riunito a Doha qualche settimana fa, ha accolto questa raccomandazione, questi 4 punti, e in particolare il supporto all'equità di genere, un discorso tutto sommato abbastanza scontato, una richiesta anche diretta del Comitato Olimpico Internazionale, quella di portare ad un'equità di genere tutte le discipline presenti ai giochi olimpici,
portare avanti il sostegno perché le distanze per uomini e donne siano pari sia nel numero che nella durata, nella lunghezza delle distanze, l'introduzione del sistema elettronico per la tecnologia, naturalmente dopo gli adeguati sistemi di test e di verifica che dovrebbero avere come impostazione limite, insomma entro comunque il 2022. Il consiglio della IAF ha deciso in particolare per quanto riguarda le distanze di andando un pochettino a così aprire un qualcosa che il Resolution Committee comunque aveva dato come base. Noi abbiamo, lo vedremo dopo, ricevuto delle indicazioni, queste indicazioni ci portavano in una certa direzione. Il Consiglio IAF ha deciso che di presentare la discussione con il CIO, e qui ci sono purtroppo, come dire, tante lacune di informazione, anche informazioni a volte presentate non nel modo più corretto e non nel modo più preciso. Il sistema di introduzione del programma olimpico prevede che nell'anno dell'Olimpiade precedente, quindi 4 anni prima, ci siano le prime proposte delle federazioni rispetto al programma che seguirà 4 anni dopo. E nel febbraio 2020, quindi ci sarà questa prima parte, e al termine dell'anno 2020 il CIO andrà a formalizzare quello che è il programma dei giochi olimpici che seguiranno. Quindi i tempi sono tempi anche abbastanza stretti. Il Consiglio IAF ha deciso di proporre nella prima discussione del CIO una scelta tra 10 e 30 km, che era l'indicazione che noi avevamo ricevuto inizialmente, poi lo spiegherò, oppure 20 e 35 km, che secondo noi, anche dal Race Walking Committee, che tra l'altro abbiamo anche detto al Consiglio della IAF che le nostre proposte erano un'indicazione, meglio una proposta su indicazioni ricevute, ma che naturalmente eravamo ben consci della storia, della tradizione della nostra specialità e del fatto che comunque l'endurance rappresentata dalla marcia era sicuramente aveva sicuramente un fattore importante nella durata anche delle distanze. La IAF ha quindi deciso che l'altra opzione, 20 e 35 km, per mantenere da un lato la tradizione della distanza sulla 20 km e andando incontro alle esigenze sulla richiesta specifiche riguardo alla 50 km, proponendola 35 km. Quindi 20 km sì, 20 e 50 km sì, 20 e 50 km no. L'ho detto prima, purtroppo è stato un po' tutto incentrato su questa domanda, il lavoro e quanto si è fatto in questi anni. Io credo che il tema vero della domanda fosse invece marcia sì o marcia no, perché questo è il grande rischio della nostra specialità. Quindi un pochettino vivere o sopravvivere, e sopravvivere spesso non vuol dire vivere male o vivere peggio, ma vuol dire poter dare comunque continuità a qualcosa che potrebbe sparire, che fortemente aveva questo rischio di sparire. L'iter del processo decisionale necessita di una premessa. Intanto il Race Walking Committee cosa rappresenta se non la IAF? È un organismo consultivo, non assume decisioni, non assume delibere, suggerisce e presenta proposte al Consiglio della IAF sull'attività della marcia, quindi l'attività in seno alla federazione mondiale, e su specifici temi che possono essere indicati. Il Race Walking Committee è eletto dai membri delle federazioni nell'ambito del congresso della IAF, non è una commissione che rappresenta
una disciplina, una specialità, una specie di sindacato di rappresentatività, ma è assolutamente un organo consultivo rispetto alle tematiche. Quindi voler dire che il Working Committee ha deciso è una forzatura piuttosto decisa e piuttosto netta. Noi abbiamo sostanzialmente valutato delle situazioni, valutato attraverso un lavoro quella che poteva essere un suggerimento, una proposta per la discussione all'interno del Consiglio della IA. Su questo il Working Committee ha lavorato per 2 anni per appunto poter arrivare a dare una raccomandazione, come viene definita nei termini internazionali, alla discussione del Consiglio della IAF, che inizia proprio dalle prime discussioni che si sono aperte tra il Comitato Olimpico Internazionale e l'IAF subito dopo le Olimpiadi di Rio del 2016. Il rischio era il futuro della marcia, sicuramente. Qui c'è una lettera, io l'ho chiaramente ricoperta nei contenuti, perché come potete vedere è una lettera indirizzata in maniera confidenziale al presidente della IAF, è una lettera aperta a tutte le federazioni mondiali per rivedere i programmi in funzione del 2024. In particolare nel documento si fa riferimento, per quanto riguarda l'atletica leggera, a porre attenzione alla marcia in materia soprattutto della 50 km. Il rischio sottolineato in maniera molto evidente era quello molto chiaro: o decidete voi o decide la commissione competizioni del Comitato Olimpico. Quindi il CIO si aspettava dalla IAF una proposta concreta rispetto a questo tema. Naturalmente il CIO chiede a tutti gli sport di suggerire innovazioni nei programmi per le gare per l'Olimpiade del 2024. Il rischio era quindi quello di scomparire, era il rischio di quello di uscire completamente dal sistema olimpico e parlare di 20-50 oppure nulla, io credo fosse la cosa veramente inutile da fare. Del resto a livello olimpico sono tanti gli esempi delle federazioni, degli sport che per rimanere, salvaguardare la loro presenza all'interno del programma olimpico hanno accettato delle situazioni o di riduzione o di cambiamenti dei loro programmi. Alcune federazioni, alcuni sport anche molto tradizionali e importanti nel sistema olimpico, ad esempio la scherma, che ha accettato di fare rotazioni su alcune armi nel susseguirsi delle Olimpiadi, quindi in un'Olimpiade c'è un'arma, in un'altra Olimpiade ce n'è un'altra, o il pentathlon moderno che ha deciso di cambiare strutturalmente il proprio programma, si svolge oggi in una giornata sola, ad esempio corsa e tiro sono svolte in un'unica prova. Questo non significa che non si mantenga quella idea di tradizione della presenza di queste discipline all'interno del sistema olimpico, ma di ristrutturarne quello che è la forma tradizionale nella quale vengono riconosciuti, che sono stati praticati per tanti anni. Bisogna poi pensare che uno sport, per avere accesso nel programma olimpico, deve avere comunque dimostrare comunque di essere praticato con una certa diffusione in almeno 75 nazioni e in almeno 4 continenti. Qualcuno ha parlato che la marcia potesse uscire dal sistema IAF, fare una sua federazione, mettersi in proprio. Uscire da quel sistema vuol dire morire completamente, perché se noi pensiamo alla presenza della marcia come paesi, quindi facendo riferimento a quanto il CIO richiede come minimo, il che non è garanzia di entrare ai giochi olimpici, è un minimo per fare richiesta di entrare nel programma olimpico, ma sappiamo tutti che oggi nel programma olimpico probabilmente specialità nuove non ne entrano più se non ne escono di quelle già presenti. A Londra nel 2017, per quanto riguarda le prove di marcia
maschili, che è quella più partecipata come numero di nazioni, abbiamo avuto 31 paesi presenti nella 20 km e 25 paesi presenti nella 50 km, quindi ben lontani da quello che potrebbe essere uno standard per metterci da soli ed uscire dal sistema dell'atletica, che fa comunque da cappello a tutto il sistema delle diverse specialità. Non è un problema solo della marcia, perché se andiamo a valutare quello che può essere la presenza di nazioni nei lanci piuttosto che negli ostacoli, ossia tutte le discipline tecniche hanno bene o male dei problemi di numeri, ma perché è facilmente riscontrabile che la specialità tecnica ha bisogno di tradizione, ha bisogno di tecnici, ha bisogno di costruire un percorso che non è quello istintivo di altre discipline. Però rimanere all'interno del cappello della IAAF, della Federazione Internazionale di Atletica, garantisce il fatto che questi numeri sono dell'atletica nel suo complesso. Certo, ci sono state anche delle errate informazioni su quello che è stato il percorso e il lavoro fatto. Io, senza entrare nel merito di tante, vorrei ricordarne solamente una, che ha visto sottolineare come la richiesta del CIO di escludere o ridurre la 50 km fosse sostanzialmente che è troppo lunga, che ha poco appeal verso i giovani, che non è spendibile televisivamente per la sua durata e che è poco popolare. In effetti non è questo il punto centrale. Anche questi punti fanno parte di un insieme di sottolineature sul perché il CIO richiedesse alla Federazione Internazionale di porre attenzione a rivedere il discorso per quanto riguardava la marcia e soprattutto a 50 km, soprattutto perché negli ultimi decenni c'è stato un forte calo di partecipazione sia a livello individuale sia organizzativa della 50 km a livello mondiale, che Gianni Mauro ha fatto accenno all'inizio nella sua introduzione, e credo che ci sia poco da aggiungere. Effettivamente, se andiamo a vedere la partecipazione alle prove di 50 km a partire dal nostro paese, ci accorgiamo come i numeri siano fortemente diminuiti, e come del resto la preoccupazione di chi propone lo sport sia quello che non è facile andare in una città, chiedere al sindaco, all'assessore, ti porto un campionato italiano di 50 km, e poi alla fine arrivano in 4, arrivano in 5, partono in 8, partono in 9. Sì, credo che queste siano le difficoltà vere del nostro sport e le difficoltà che hanno portato al fatto di mettere in discussione la 50 km. E io vorrei fare un'altra riflessione su questo. Non è che quando si parla di escludere uno sport o un evento dal programma olimpico, e quindi di riflesso poi va sul programma mondiale, si possa dire ma possiamo tenerlo da una parte e toglierlo dall'altra, perché sappiamo benissimo che la maggior parte dei paesi al mondo, esclusi quelli di maggior tradizione nell'atletica, eccetera, si basano per ricevere sovvenzionamenti esclusivamente sul programma olimpico. Fare una gara non nel programma olimpico significherebbe non farla più fare in tantissimi paesi, perché non sarebbe più un riferimento né tecnico né di sostegno alle federazioni, agli atleti, eccetera. Quindi sono scelte che obbligatoriamente diventano scelte obbligate, o sì o no, non ci possono essere delle vie di mezzo su queste scelte. Molto rapidamente l'iter, che è partito nel 2016, settembre 2016, con la prima subito, quindi subito dopo le Olimpiadi di Rio, con un invio di 70, 62 mail dirette. In maniera diretta vuol dire singolarmente, proprio con indirizzi precisi, ad altre 20 tramite conoscenze, quindi contatti diversi, ad atleti di livello olimpico e mondiale, documento scritto in francese, inglese, spagnolo e portoghese, con una richiesta di ritornarci delle idee, dei suggerimenti. Di queste 80 e più mail abbiamo ricevuto 3 risposte in totale. Nel febbraio 2017 si è finalizzato quindi quello che era il piano strategico richiesto dal Consiglio
dell'IAF, è un documento di, diciamo, di visione, non di trattamento di temi specifici, per quanto riguardava appunto la discussione del primo, dove si è discusso anche il primo documento del CIO che riguardava appunto il futuro della marcia alle Olimpiadi. Nell'aprile 2017 c'è stato il primo documento interno presentato al Consiglio dell'IAF a Londra su un'ipotesi molto più aperta, molto più ampia di nuovi programmi per le gare di marcia. Il Consiglio dell'IAF decise in quell'occasione di lasciare